Siamo al Castello di Spessa con Barbara Pali, un'azienda specializzata soprattutto nei vini bianchi, ma anche rossi del territorio friulano, che si estende con DOC sia del Coglio che dell'Isonzo. Sì, soprattutto nell'Isonzo abbiamo una sessantina di ettari, mentre qui nel Coglio, nei vigneti che circondano il castello, altri 30 ettari, soprattutto a Bacca Bianca. Chiaramente, come abbiamo già detto, anche i rossi hanno la sua parte qui nel Coglio, soprattutto il Pino Nero, che quest'anno è stato molto celebrato, soprattutto per, diciamo così, la difficoltà di allevare anche questo tipo di vite qui nel Coglio, ma che ha un'ottima resa, almeno per quel che riguarda il Castello di Spessa. Una caratteristica di questo castello sono anche le sue cantine medievali, particolari. Sì, particolari e direi anche uniche in Friuli, perché sono duecentesche e conservano non solo la storia del tempo che fu, perché ovviamente dal 1200 adesso ne abbiamo di cose da raccontare, ma ricordano in particolare il periodo della Grande Guerra e anche dell'ultima guerra, che insomma ha lasciato molti segni in questo territorio. Ora ospitano solo ed esclusivamente il nostro vino, soprattutto il vino rosso, le riserve dei nostri vini rossi. Una caratteristica del Castello di Spessa che vanta un'offerta completa, perché qua, oltre ovviamente i vigneti per cui i vini, c'è un'hotellerie, ci sono due ristoranti e un campo da golf. Sì, sicuramente. Prima abbiamo avuto queste 3-4 camere che poi sono diventate 15 in castello, e poi altre 10 alla Tavernetta al Castello, che è il nostro ristorante gourmand di riferimento, ma che si affianca poi a un altro piccolo ristorante che è l'Osteria del Castello, immerso proprio nel campo da golf. Castello di Spessa, azienda vitivinicola, che però all'interno c'è anche un golf club e due ristoranti, uno è l'Osteria del Castello, che fra l'altro fa anche da clubhouse, Giuseppe Saccavini che è lo chef. La caratteristica, questa osteria presenta una cucina del territorio. È una cucina semplice, cerca di fare i piatti del territorio, del nostro territorio. Piatti del territorio, però essendo questa una clubhouse è frequentato, un posto frequentato da golfisti che arrivano un po' da tutte le parti. Si abituano, chiedono piatti del territorio oppure vogliono qualche piatto più internazionale? No, diciamo che essendo una clubhouse e lavorando molto col golf e con gli stranieri, chiedono anche, molto particolarmente, anche i piatti tradizionali del Friuli. Chiaramente cercano qualcosa anche di più, che molte volte riusciamo anche a proporre altri piatti, diciamo, un po' più internazionali.